Con Luca Marchetti dal lungomare di Reggio Calabria diamo uno sguardo al calciomercato dell'estate 2024, cosa sta riservando? Ci sono state finora delle diverse interpretazioni rispetto alle strategie da tenere in questa estate. Il Napoli e la Juventus si sono mosse subito e adesso magari hanno un periodo di pausa, a posto che poi c'è stata invece la sorpresa di Cabal. È stato secondo me un anticipo rispetto a quello che avrebbe potuto poi fare la Juventus successivamente per poi concentrarsi nella fase finale, oppure il Milan che finora invece era rimasto in stand-by e sta cominciando a piazzare i colpi. È partito con Morata, adesso dovrà mettere a posto il centrocampista, probabilmente arriverà un altro giocatore d'attacco che può essere Samardžić o Fulcrud, però il Milan ha ancora tanto da mettere dentro. E poi c'è stata l'Inter che in realtà non avrebbe dovuto fare nulla perché ha fatto tutto in anticipo con Zielinski e Taremi, ma l'infortunio di Buchanan la costringe a tornare sul mercato e magari anche a subire l'inserimento della Juve su Cabal. Di conseguenza poi ci sono tutte le altre che prendono soldi dalle grandi che vanno ad acquistare e poi le possono reinvestire, tipo la Roma per esempio, no? Che aspetta magari il discorso di Sulé, l'Atalanta che si sta preparando magari alla cessione di Cobb Miners con l'arrivo di molti centrocampisti. Però nonostante l'europeo di mezzo, che spesso frena soprattutto i grandi colpi, mi sembra un mercato già bello pimpante, soprattutto con le idee abbastanza chiare da parte delle società. Faccio scendere giù di qualche categoria, dalla Serie A alla Serie C, girone C. Che campionato ti aspetti? Tante grandi piazze al via. È un campionato difficilissimo, probabilmente il girone più difficile in assoluto. Se guardi la composizione del girone A e del girone B, obiettivamente nel girone C sono delle grandi piazze che hanno grandi ambizioni. Stanno investendo molto anche delle squadre che magari puntano soltanto ad andare ai playoff, soltanto fra virgolette, e quindi sarà difficilissimo salire, come prima è difficile a prescindere in Serie C, ma nel girone C sarà ancora più difficile, ci vorranno diverse disponibilità economiche e sarà difficile salvarsi, perché poi tutte le squadre hanno questa grande voglia di mettersi in mostra, ma qualcuno prima o poi si fa male. Del campionato del Messina dello scorso anno, che idea ti sei fatto e qual è la valutazione anche su tutto quello che sta succedendo in queste settimane con una lunga e estenuante trattativa societaria? Secondo me il Messina lo scorso anno ha raccolto anche di più rispetto a quelle che potevano essere le aspettative, non tanto della squadra, che secondo me è una buona squadra, l'allenatore secondo me è un ottimo allenatore, ho avuto il piacere di conoscerlo anche da giocatore perché ha giocato a Terni, quindi ho avuto il piacere di conoscerlo, di andarlo a vedere allo stadio e secondo me ha fatto un ottimo campionato. Per quanto riguarda questa stagione qua, tu l'hai detto, no? C'è questa trattativa che sta andando avanti da tanto tempo con Sciotto che è appena uscito dall'ospedale, quindi adesso vedremo che tipo di decisione prenderà. La sua volontà è quella di rimanere con una quota percentuale all'interno del Messina, ma il nuovo acquirente vorrebbe invece prenderla tutta e già questo mi sembra un ostacolo abbastanza importante. Però di opzioni di vendita ce ne sono state diverse nel corso di questi mesi e Sciotto ha sempre tenuto la squadra. La domanda che mi farei è: ma vuole davvero venderla? Ecco.